pomeriggio dalla Pala Marco Galli a Civitavecchia. Sono la ripresa del campionato di Serie A2 di pallanuoto, è la quinta giornata, terza gara a Civitavecchia dopo quella con la Roma e con il Bari. E Civitavecchia gioca contro i sette scogli di Siracusa, ovviamente la squadra civitavecchiese è in calottina bianca. E Zanetic, c'è parità numerica, non hanno ancora scalato i giocatori. Checchini in gol. Il gol di Checchini. Palla richiamata indietro da Ivan Zanetic, ancora a girare. Mancano 16 secondi, 5 per l'uomo in più. Checchini, 2-3 finte, la palla a Castello, deve provare lui il tiro sotto porta, la deviazione di Davide Romiti. Castello, ancora Calcate, Checchini, scusate, Checchini va a realizzare 3-0. Deve arrivare il pallone ancora in posizione 1, dove c'è il nostro sovrannumero attuale. Vediamo un attimino, però abbiamo terminato l'effetto sorpresa. Adesso è Calcaterra, quindi sono quasi a uomini schierati. Arriva la palla sotto e aggancia bene Moracchioli. Giula, attenzione, prendiamo l'espulsione con Romiti. Uomo in più per il Civitavecchia, Castello, 2-3 tiri, finta il tiro. E il gol di Castello in superiorità numerica. Castello, per fallo semplice su di lui, palle per Zanetic che viene fermato da Giacoppo. Zanetic, contrariamente all'ordine di scuderia di Servini Chiarelli, ha tirato direttamente lui la sua solita sassata per il 6-0. Bernaudo contro Viscola, troppo avanti la posizione di Bernaudo, per l'arbitro ok, il tiro e il gol dei sette scogli che segnano la prima rete su rigore. C'è il sovrannumero a 5 con Checchini che riceve adesso il pallone, non aggancia perfettamente ma può provare il tiro, appoggiare al centro. Ancora Iula, ha il gol. Scusate, Caponero, numero 8. Caponero, Damiano Caponero per l'8-1. Zanetic, Castello, arriva palla sotto Romiti ancora, stavolta c'è la palomba e il gol di Davide Romiti. Arriviamo al 4 minuto, squadre lunghissime, vedete che c'è sempre un uomo solo davanti alla porta di Cozzolino. Questa volta realizza la decima rete il capitano Andrea Muderoni. C'è Romiti solo, poi la palla ancora indietro e poi la palla che va dentro con la rete di Calcaterra. Scusa, Caponero, Caponero. C'è il gol di Chiarelli. Zanetic, arriva in posizione 5 e il gol di Calcaterra, fa saltare l'avversario e poi gol di Enrico Calcaterra. 1.45, tiro il gol, gol è di Polifemo per il secondo gol della Siracusa. Arriva la palla sotto, stavolta continua a sbagliare Romiti ma poi ci pensa Moracchioli a fare il tap-in.
Muderoni ruba una buona palla, Muderoni guadagna l'espulsione, può lanciare solo Moracchioli. Vedete che chiama a sé anche il compagno per dargli il pallone, 2-3 finte, poi il pallone arriva a Muderoni, Marco Muderoni per il 15-2.